al canale, come sempre giù di Muscola Vita. Mi sono appena alzato, oggi faccio un full day of eating, vi faccio vedere tutto quello che mangio dalla mattina alla sera. A pranzo penso che andremo a mangiare un barbecue, quindi voglio anche farvi vedere come mangio e come traccio le calorie quando non mangio a casa, quindi quando non posso pesare il cibo, faccio ad occhio. Ho avuto praticamente settimana di Natale, ho ricevuto ben due pacchi da MyProtein, ho ritrovato i miei soliti stash di protein cookie, baked cookie, quindi queste cose qua, e anche i prodotti della nuova linea MyPro di MyProtein. Oltre a questo ho ordinato le polsiere e una nuova maglietta tank top vest. Questo è quello che c'era nei pacchi. La settimana di allenamento sta andando alla grande, ho fatto PR praticamente su tutte le sedute di push, oggi avrò una seduta di pull di forza, ma prima di fare ciò, il primo pasto. Let's go! Allora raga, eccoci col primo pasto. Questo è un pasto che mi vedete farlo ogni full day eating, quindi mi dispiace per chi li sta guardando ogni volta, ma lo faccio sempre perché è leggero, è un ottimo pasto pre-workout dato che contiene sia proteine che carboidrati, direi intorno ai 30-35 grammi sia di proteine che di carboidrati. Questa è l'avena, l'ho cotta nel microonde con 200 ml di latte intero, quindi ci sono anche un pochino di grammi di grassi, e poi ci aggiungo sopra, sono andato a comprare un po' di mango, questo è per i micronutrienti. Di solito mangio la mela, la banana, ma non ce li ho qua, quindi invece della mela o della banana oggi sarà il mango. Ce lo aggiungo sopra l'avena, regà, viene una cosa deliziosa, un pasto leggero pre-workout. Finisco questo e noi ci vediamo in palestra. E che video sarebbe se non ci fosse un voiceover alla Muscoli a Vita? Ormai lo sapete ragazzi, il voiceover sono una cosa che mi piace molto fare, perché mi sento che parlo direttamente a voi e che vi posso aiutare. Qua vedete un percorso mobilità che sto facendo, devo dire, in molte delle mie giornate di upper, e mi sta aiutando tantissimo a riscaldarmi per bene ed essere pronto a fare appunto questi movimenti composti un pochino più pesanti. Sto facendo questo tipo di barbell row slash pendley row, questa è la giornata pesante e in effetti, come potete vedere, la schiena viene un attimino troppo in alto, il busto diciamo dovrebbe essere un pochino più parallelo, però questo è perché era la prima volta che ho aumentato il carico così a 30 al lato, e le prime volte che fate i salti di carico ovviamente la forma magari non è proprio perfetta, questo è normale, da aspettarselo, però la cosa che devo fare è che nelle prossime sessioni devo essere sicuro di migliorare la forma, e se non riesco abbasserò ancora un attimino il peso. La forma viene prima di tutto e poi il sovraccarico progressivo. Qua invece vedete Preacher Easy Barbell Curl, ho ricevuto alcune domande da Thomas, ad esempio uno dei ragazzi che seguo, che mi fa: ma che cosa stai facendo per le braccia? In realtà ho ridotto il volume per le braccia, mi sto concentrando sulla progressione dei carichi e mi sto concentrando sulla contrazione, quindi in ogni singolo rep, come vedete, sono molto controllate, non sono forzate, non utilizzo momentum, le spalle, queste cose qua, perché ho una cosa che le spalle sono il mio punto forte e prendono molto del carico. Quindi invece facendo quell'esercizio Preacher, appunto come avete visto su quel tipo di macchina, riesco a isolare meglio i bicipiti. Qua invece mi vedete, ho rincluso uno di questi row verticali lat pull down. Se ci fosse una presa un pochino più larga mi piacerebbe, perché in questo modo chiudo troppo, secondo me, non so, penso che sentirei meglio lo stimolo ai lats se ci fosse una presa un pochino più larga, però si fa quello che si fa. Controllato anche qua e sto aumentando il carico. Ragazzi, sto al barbecue, vi faccio vedere il piatto che mi faccio e poi faccio una stima dei macros. Barbecue improvvisato. E quindi questo era un piccolo barbecue organizzato, dato che qua in Inghilterra sono 2-3 giorni che fanno veramente un sole pazzesco, ci hanno invitato i nostri amici, hanno fatto un barbecue improvvisato come avete visto là, con praticamente le teglie del forno messe su una pila di mattonelle, ci hanno messo il carbone, hanno bruciato sotto, e questo è il flatbread, diciamo il pasto principale mi sono fatto, con del pollo, un po' di verdure, pomodori, cocomeri, un po' di cabbage, e mi sono anche fatto un panino con un hot dog, ovviamente, però la salsiccia era di pollo, quindi manteniamo l'aspetto fit. E però devo dire, sì, ho bevuto anche un paio di Corona. lo sapete, un po' di birra ci sta ogni tanto. Ok, appena tornato a casa, fatto il barbecue lì, ragazzi, devo dire abbastanza buono e abbastanza innovativo come hanno sistemato il barbecue. Non so le calorie precise, ovviamente, perché non è che mi sono messo a pesare niente. Sono in fase di massa non peso niente. Se mangio fuori, cosa faccio? Due cose.
prima. O vado nell'applicazione e trovo un cibo simile a quello che ho mangiato. Metti che voi andate fuori e andate a mangiarvi una pizza. Molto probabilmente, se vi mangiate una pizza margherita nell'applicazione, se scrivete pizza margherita, troverete un sacco di entrate di diversi tipi di cibi. Non sarà una cosa precisa, magari ognuno ha un valore di macro diversi, però una pizza margherita, fate una stima, saranno intorno alle 750-800 calorie. Se c'è tanta mozzarella andrà più sulle 1000-1100 calorie, ma comunque intorno a quello. Quindi o scegliete un cibo che già c'è nell'applicazione, oppure se fate come abbiamo fatto noi oggi, il cui wrap abbiamo messo i vari ingredienti, io faccio una stima delle porzioni, stima dei grammi di ogni singolo ingrediente che ho messo, appunto, che ne so, nel wrap o per fare appunto la salsiccia, metto una salsiccia di pollo. Se trovo la marca esatta nell'applicazione, ottimo, altrimenti non è un problema. In fase di massa non bisogna essere così precisi. La cosa importante, vi ricordo sempre, non è essere perfetti, ma costanti. Quindi questo è quello che faccio, è meglio avere un'idea generale più o meno di cosa avete mangiato e quanto vi rimane di calorie e macronutrienti rispetto a completamente a dire: ah, allora ho sbagliato tutto, non so quanto ho mangiato, allora sti cavoli e mangio tutto quello che voglio. Sempre meglio, almeno magari non è accurato al 100%, ma ci va vicino. Quello è come faccio io: calorie e macro in questo momento sullo schermo, dalle stime delle mie porzioni. Detto questo, guardando l'app, oggi ancora mi servono proteine, non ho preso abbastanza, mi serve frutta e verdura. Let's go. Allora, pasto post-workout piccolo piccolo, micronutrienti, mi faccio un kiwi, dovrebbe darmi tutta la vitamina C giornaliere, e mi faccio anche una banana, volevo mangiarmi una mela, me la tengo per dopo. E qua ho i baked protein cookie al cioccolato. Se avete mangiato i protein cookie normali, su mia raccomandazione, che hanno 40 grammi di proteine, questi ragazzi sono buonissimi, sono più tipo dessert, hanno meno proteine, come vedete, 13 grammi, ma sono veramente buonissimi. 10 minuti nel microonde e è un dessert veramente pazzesco, consigliato. Metto i macro sullo schermo in questo momento. Eccoci per cena, ragazzi. Questo sarà uno dei pasti più grandi della mia giornata. Di solito faccio sempre così: la mattina mi sveglio che non ho così tanta fame e mi lascio tante tante calorie la sera a cena, che è anche, diciamo, l'occasione in cui magari sei più sociale, più socievole, stai con la famiglia, con gli amici a cena, queste cose qua. Stasera quindi mi faccio, per prima cosa, mi preparo un po' di guacamole. Sono andato a comprarmi un piccolo avocado proprio qua. Questo lo taglio, lo faccio a pezzi e poi lo metto praticamente in una ciotola e lo mascio dentro con un po' di sale. Ci aggiungo un po' di limone, faccio il guacamole e lo metterò su, diciamo, un paio di fette di questo pane integrale. Viene veramente una bomba. E questo, diciamo, che sarà il piccolo tipo entrée di oggi. Poi invece, come pasto principale, mi farò un po' di insalata con contorno. Poi mi faccio il pollo già speziato in stile marocchino. Questi sono 300 grammi di pollo, dovrebbe darmi gran parte delle proteine di cui ho bisogno. E ci aggiungo appunto questo riso integrale. Eccoci qua col primo piatto, il pollo, riso e un po' di lattuga. Ultimo passo della giornata, mentre mi sto guardando qua insieme a Sergio, ci stiamo guardando un film. Ho controllato i miei macros, sono arrivato a 70 grammi di grassi, 160 grammi di proteine, un totale di 380 grammi di carboidrati per 2900 calorie. Quindi ho ancora abbastanza calorie, avrei 300 calorie da colpire per arrivare intorno alle 3200 calorie. E ho pensato, perché no, di farmi un piccolo dessert. Allora, per prima cosa una mela, direte, vabbè, mela standard. Però poi sono andato a prendermi un piccolo dessert. Questa è una cheesecake, non so se riuscite a vedere, c'ha tipo tre strati: il primo strato è cioccolato, poi appunto cheesecake, formaggio, poi c'è un po' di caramello e poi c'è un biscotto. Sono 300 calorie, deve essere veramente una cosa spaziale. Più la mela, arriverò appunto intorno alle 3200-3300 calorie. So che magari alcuni di voi dicono: no, ma che fai, i grassi ti fanno ingrassare. Ragazzi, sto in bulk, presa di massa, mi godo la mia vita. Ho colpito i macronutrienti, è quello che conta. I micronutrienti, ho mangiato abbastanza frutta, la verdura, come sapete, sto in Inghilterra, la verdura fa cagare. Devo trovare un modo, ma ormai fa così. E però un dessert non fa male, anzi, aiuta un sacco proprio psicologicamente dal punto di vista mentale, così che non vi sembra che stia seguendo una dieta rigida. Questo è il mio full day of eating, metto calorie e macro totali sullo schermo in questo momento. Come vedete, con la dieta flessibile non dovete
tracciare tutto così assiduamente, è molto flessibile, riuscite comunque a ottenere risultati, e questa è la cosa bella, che la gente finché uno non lo prova non lo capisce, ma io so che un sacco di voi che hanno iniziato a fare la dieta flessibile si stanno trovando benissimo alla grande, e anch'io, anche per me è così, magari prima facevo solo riso, pollo e brocco, invece una volta che iniziate a capire che cos'è che importa, sono calorie, macronutrienti, ovviamente micronutrienti anche, poi potete fare appunto le scelte di cibo più... Non di cibo sano, non esiste cibo che è sano di sé, ma una dieta equilibrata è una dieta sana anche psicologicamente. Quindi, ultimo passo, concludo qua il So punto how del does it feel to let go?